un cast ricco di giovani stelle, il coro del Teatro Municipale di Piacenza, l'Orchestra Filarmonica Italiana, con la partecipazione dell'Etoile Ballet Theatre per una delle opere più belle del grande maestro Giuseppe Verdi, con La Traviata, in programma sabato 10 settembre alle 21:15, la grande lirica torna a Palazzo Farnese per la prima volta dopo la pandemia, con un evento organizzato dall'Associazione Amici della Lirica nel contesto di Estate Farnese. Ecco qualche piccola anticipazione. Non è una Traviata classica, abbiamo scelto di portarci nei giorni di oggi e abbiamo identificato nelle figure possibili dei giorni d'oggi quelle che vanno a sostituire questa alta borghesia, questa nobiltà parigina che oggi sarebbe un politico importante, ancora qualche nobile di qualche festa romana e qualche ricco signore che è alla festa da cui si comincia. Le vicende della Traviata ruotano tutte intorno alla figura di Violetta, interpretata dalla giovane ma già affermata soprano Alexandra Gregoras. Credo che la particolarità di questo personaggio è che è una femmina, una donna molto complessa che passa da essere una prostituta praticamente a essere non una santa ma comunque una donna pentita dalla sua situazione e non ha mai avuto modo neanche di essere amata veramente e di amare veramente, perché con Alfredo sente per la prima volta che cosa significa l'amore e quindi ci sono tutte le emozioni che una donna può provare in questa donna. Non rimane dunque che godersi queste dolci arie. In caso di maltempo, l'opera sarà rinviata a domenica.